Va bene, allora tu Sara, mettiti da una parte perché adesso Io mi arriva metto una cosa un subito po' da... sì, è particolare. una cosa molto Eh sì, particolare. facciamo partire la base. Signori e signori, ebbene sì, questa sera abbiamo la possibilità di eleggere Miss Italia 2017. Un applauso! Allora, volevo subito dirvi che la tappa di Miss Italia è passata anche qui a Monte Rotondo e quindi questa sera... Grazie a voi possiamo eleggere, anzi potete votare con il televoto, costa solo 5 euro a messaggino, 349-4369-216 e quindi votate sin da adesso perché abbiamo le due finaliste. Non è che mi posso candidare anch'io? Beh, adesso ci abbiamo se due, poi vediamo se possiamo. Lo sapevo che mi rifacevi fuori però subito. Però fidati che, siediti che c'è una possibilità. Dunque... Andiamo avanti perché sono qui, quindi votiamo per la loro bellezza, per la loro avvenenza, intelligenza soprattutto. Facciamole entrare, un bel applauso alle nostre finaliste a Miss Italia 2017. Meshua Vicari e Giulia Severini. Scusate, io stavo a presentare, non è che... Buongiorno signor Conti, buongiorno pubblico. Oh, scusa, che buongiorno, buonanotte. Oh, è vero, buonanotte signor pubblico, buonanotte signor Conti. Sì. Io sono messo a 50... silenzio, sto parlando. Allora, io sono Mesha, ho 54 anni, ma non li dimostro, vengo da Roma e le mie misure sono base maggiore per base minore per altezza diviso 2, sì. Sono alta 1,54 m con i tacchi, ma con cioè senza tacchi ovviamente, ma con i tacchi posso arrivare addirittura a 1,75 m, signor Conti. E poi dipende sempre da che tipo di tacco uso. Comunque, cosa dire di me? Cosa dire di me? Sono una ragazza semplice, genuina, ricca di fermenti lattici vivi. Mi piace studiare, non me ne devo mica vergognare. Infatti, sono iscritta all'Università di Economia e Commercio. Ma ultimamente ho così troppo poco tempo che, ahimè, mi dedico solo al commercio. E come? Faccio shopping. Comunque, allora, vediamo. Volevo condividere con voi il mio grande sogno e sarebbe quello di fare cinema e televisione. Ma se non andasse bene questo, potrei fare anche in DVD e in videocassette. Insomma, un po' do coglio coglio, no? Ma che do coglio coglio? Ma che... Allora, andiamo avanti. Come avete visto, la grazia, la bellezza, l'intelligenza. Ma passiamo all'altra concorrente, prego. Scusi, signor Conti, la concorrente c'ha un nome comunque. Andiamo, Conti. Allora, mi chiamo Giulia, vengo da Sette Ville col Vespino rosso bordeaux. De primo me fa una piotta, de seconda non ce lo so. Oh, ma non sta a X Factor, ma che stai a fa? Allora, scusa. Allora, sono alta 1,75 m sopra il livello del mare e le mie misure sono 82 metri commerciabili e 52 calpestabili. Allora, mi ritengo una ragazza fresca e pulita, infatti visite senti automunita. E, beh, che dire, che devo dire? Allora, mi piace tantissimo leggere e andare a cavallo, ma non ho molto tempo e quindi faccio entrambe le cose insieme. Brava, brava, brava. Vedo che è molto emozionata, vero? Sì, sono molto emozionata. Come si trova a parlare l'italiano, ma soprattutto anche le altre lingue? Ah, sì, allora, io parlo l'inglese scritto e parlato, invece il francese soltanto scritto. Bene, un applauso, grazie. È inutile. Bene, andiamo. Sono emozionata, scusi. Allora, mi piacerebbe tantissimo rappresentare l'Italia in quanto seguire le orme di mio padre, che anche lui fa rappresentatore. Grazie! Ma quanta ignoranzità, mamma mia! Ah. Mamma mia, che non mi colpisca questa ignoranzità! Oddio, scusa, intendevo dire il rappresentante, grazie! Va bene, andiamo avanti. Sono, come vedete, pronte, preparate. Scusa, adesso passo all'altra. Meshua, qual è l'ultimo libro che tu hai letto? Mamma mia, signor Conti, che bella domanda! No, oddio! L'ultimo libro, ho detto. Allora, il mio libro preferito? Beh,
è sicuramente l'unico che ho letto. E cioè? Infatti si tratta del sudoku di Bruce Lee. È il sudoku di Bruce Lee? È il sudoku di Bruce Lee. E allora, insomma, questo sudoku parla di un samurai ninja che lui andava in giro per il mondo scrivendo tavole pitagoriche numeriche e poi le spargeva e praticamente a una certa muore. Che? Non volevo svelare il finale, ma me l'ho fatto. Vabbè, ma mica, cioè, vabbè. Andiamo avanti. Giulia, se ti dico altezza mezza bellezza, cosa rispondi? Te la rifaccio. Altezza mezza bellezza, cosa rispondi? Che? Beh, ah, sapevo. Se la tre mezza all'eleganza, io so a cavallo. Ma che ti dici? Vabbè, andiamo avanti. Bene. Meshua, allora, il tuo più grande desiderio? Sì, signor Conti. No, mi chiamo Conti. Ma che sta? Sono pronta. Ora posso rispondere. Sì. Beh, il mio più grande desiderio è la pace nel mondo. No, no, scusate, signori della giuria, scusi, signor Conti, scusi, non Maria De Filippi, Conti. Ma quella era la mia battuta e lei me l'ha rubata e poi non capisco perché fai domande prima a lei. Vabbè, perché io sono più intelligente. Ma no, ma vabbè, stavo facendo un po' le domande così a tutte e due, allora dovreste rispondere entrambe. Meshua, qual è l'ultima cosa a cui pensi prima di andare a dormire? Beh, signor Conti, ma che domande? È ovviamente la pace nel mondo. Eh no, ma la dovevo dire io! Ma potevi andare a dormire prima! Va bene, va bene, basta il televoto, adesso è un momento serio, abbiamo i risultati, quindi le ragazze si possono mettere in posizione, prego. Bene, per quest'anno la regina di bellezza italiana! Meshua! Giulia! Ma tu te lo sei mai rifatto il seno? No, perché dovrei? Più che altro farlo, non ce l'hai? Che vincerà il concorso? Giulia, dimmi. Senti, ma me lo dai il numero del tuo chirurgo plastico? Quale chirurgo plastico? Quello che ti sta limando il naso, ovvio. Ma io non lo sto limando. Ah no, lasci così aspettando il condone edilizio, ma brava. Di Miss Italia 2017. Vinci tu. Nana, tu. No, tu. Ok, vinco io. E invece non siete voi, colpo di scena, eccola qui, la signora Daniela Miniucchi. Guarda, ma guarda! Aspetta, l'ho messa male. Ma non fa niente, anche storta l'accetto. Scusate. No, scusate. No, scusi, signor pubblico. No, che... Scusate, io sono stata zitta. Scusate, signori della giuria. Ma quale giuria? Ma qui c'è un errore, c'è un errore alla Rai. Ma quale errore? C'è un errore alla Rai. Via, via, c'è un errore. Via, via, siamo via, meglio un applauso, un applauso. Eccole qui. Meshua, Vicari e Giulia Severini. Grazie, grazie. Ah, io la tengo la mia coroncina. L'avevo detto, resta che c'era una sorpresa.